Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la nostra avventura qui su Alan Wake. Ci siamo lasciati che abbiamo incontrato il rapitore. Il problema è che lui non aveva né Alice, ma voleva soltanto il manoscritto, però è stato attaccato dall'oscurità e siamo riusciti a scappare buttandoci da un dirupo, praticamente finendo dentro al lago, e ci ha soccorso il dottore che era lì con la barca. Allora, riprendiamo da qui. Non posso fare continua perché in verità il salvataggio mi ritorna a metà circa del terzo capitolo, quindi dovrei rifarmelo da capo, ma visto che avendo già finito il gioco, posso selezionare i capitoli singoli e posso riprendere da lì. Quindi riprendiamo direttamente da qua. Tanto comunque si incomincia senza nessun oggetto, quindi anche se riprendiamo appunto da qui, non andiamo a perdere nulla di quello che abbiamo recuperato in precedenza, perché appunto il salvataggio incomincia che non abbiamo niente. Quindi non è un problema da questo punto di vista. Allora, direi di incominciare e vediamo come prosegue ovviamente la nostra storia. Residenza Cold Negli episodi Lake. precedenti sono ricercato dalla legge. Sceriffo, Wake è in fuga, lo sto inseguendo. Mi sta dicendo che lo scrittore ha messo fuori gioco i miei agenti. Un thriller che io avrei scritto si sta avverando. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Mi dissero che Ellie sarà stata rapita, ma era una menzogna. Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Il suo presunto rapitore era stato divorato dalla presenza oscura prima che attaccasse me. Ho dovuto darle un sedativo. Stia calmo. Ha attraversato un altro brutto periodo. Cosa? In questo momento è molto importante che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Lei è un paziente della mia clinica e lo è da tempo. Lo shock per la morte di sua moglie le ha causato un disturbo mentale. No, sta mentendo. Lei presenta vari sintomi di schizofrenia indifferenziata. Bastardo. Tranquillo, Alan. Ucciderò. Va tutto bene. Ero intontito. Qualunque cosa mi avesse dato Hartman mi aveva stordito. Avevo la sensazione che tutto stesse succedendo a qualcun altro, a un personaggio della TV. Non riuscivo a pensare, a concentrarmi. Allora. C'erano solo fogli in bianco, niente pagine del manoscritto. Ovviamente, come vi ho detto, non abbiamo nulla di quello che abbiamo recuperato. La porta era chiusa. Ecco. Ero intrappolato. Buonasera, Alan. Si sente meglio adesso? Si è calmato? Sì, vedo che si è portato dietro il suo gorilla, quindi sì, sono calmo. Messaggio recepito, forte e chiaro. Benissimo, è questo lo spirito giusto. Lei è molto coraggioso, Alan. Capisco che sia confuso. Sarei più preoccupato se non sospettasse di me. Non gliene faccio una colpa. Gentilissimo. Perché non viene con me? Conoscerà meglio la mia clinica e analizzeremo insieme ciò che potrebbe aver dimenticato. Una passeggiata e un po' d'aria fresca, ok? Le faranno bene. Ok, seguiamo il dottore qui. Questo corridoio è per i pazienti. Al momento mancano quasi tutti. Jack li ha portati a pescare. Tutti tranne quelli più fragili, naturalmente. Qui nella residenza Cauldron Lake incoraggiamo la creatività come strumento di recupero. Sono un esperto nel curare gli artisti. Ne sono sicuro. Splendido, Alan. Credo che riusciremo a riportare tutto sotto controllo, se collaboreremo. Di qua, Alan. Andiamo all'ascensore addirittura. Minchia quanti piani che ho. Dunque, Alan, dalla mia esperienza passata con lei,
Dopo un attacco so che devo arrivare subito al nocciolo della questione. Quindi glielo dirò senza mezzi termini. Alice è morta. No. Ecco. Finché non lo accetterà, si troverà in uno stato di estrema vulnerabilità. Alice è affogata. E lei non se ne fa una ragione. Soffre di allucinazioni, deliri paranoici, pensieri distorti ed è ossessionato dalla luce e da... Si sente come se tutto orbitasse attorno a lei, ai suoi pensieri, ai suoi sogni. La sua mente ha costruito un complesso scenario fantastico nel quale i suoi scritti influiscono sulla realtà. Alice è stata rapita e le forze soprannaturali delle tenebre le impediscono di salvarla. Da questa parte, Alan. Non ero pronto per un'altra iniezione, quindi recitai la parte. Stava mentendo, ma sotto l'effetto della sostanza che mi aveva dato, dovevo sforzarmi di non credergli. È tutto nella sua mente. Si è inventato tutto. A parte il tragico incidente di sua moglie, non è morto nessuno. I suoi deliri sono soltanto manifestazioni del suo subconscio, che cerca di proteggerla da una verità troppo dolorosa. Se non la combattiamo, la sua fantasia tornerà. So che ha l'istinto di opporre resistenza, ma ci pensi. Quello che le dico non ha molto più senso dell'assurdo complotto soprannaturale che ha ideato la sua mente? Lei è uno scettico per natura, Alan, lo sappiamo. Tutto si può spiegare con la logica. Vabbè, facciamo finta che gli crediamo, ovviamente, ma non è assolutamente così. Ah, questa vista non mi stanca mai. È suggestiva, vero? Cauldron Lake si stendeva sotto di noi. Potevo vedere Mirror Peak sull'altra sponda del lago. Mi sembrava di riconoscere il punto in cui si trovava Diver's Isle quando eravamo arrivati. Ora c'erano solo onde. Sembra che stia arrivando un temporale. Dire di sì. Strano. Non mi pare di averlo letto nel bollettino meteorologico. Beh, non importa. Di qui... Mi segua. Alan, le sto dando una buona notizia. Ora abbiamo tutto sotto controllo. Ogni volta che ha una ricaduta diventa sempre più difficile risalire dagli abissi dell'immaginazione. La cosa non mi sorprende considerando la sua professione. Immaginare è il suo mestiere. Dopo tutti i suoi incubi, questo dovrebbe essere un enorme sollievo. E se non lo è, perché? Perché io sto mentendo? O perché lei non vuole ammettere di non stare bene? È naturale che vi consideri suo nemico. Fa parte della patologia. Lo lasciai parlare. Dopotutto, Hartman io sono amava di certo la propria voce. Le sue parole echeggiavano nella mia mente. Ma da solo, per restare lucido, affondai le unghie nei palmi delle deve mani. Deve collaborare. Una volta che l'avrà accettato, comincerà il suo viaggio verso la guarigione. Mi segue. Davvero, vado a troppo strizia. Aie. Questo è l'accesso all'ala degli uffici. È riservato al personale. Rimase colpito dai miei trofei quando venne qui la prima volta. Adoro la caccia. Yeah. La bellezza dei paesaggi, l'uomo contro la natura, è meraviglioso. Sì, davvero meraviglioso. Questo? Paura, paura, paura. Sì. Emerson. Sono il peggiore degli incubi, amico. Dovresti avere paura di me. Non è bello incontrarmi di notte. Poco ma sicuro. Per favore, Emerson. Il signor Wake è già abbastanza confuso. Sì, ti piacerebbe che me ne andassi, così non avresti più paura. Ma non puoi decidere che incubi fare e quando. Emerson. Ok, ok. Scusi. Quello era Emerson. Stiamo facendo dei progressi con lui, fortunatamente. Lavora sui videogiochi. Comitata! È tutta spazzatura, ovviamente, ma richiedono un seppur minimo sforzo creativo, cosa che lo rende ricettivo ai miei metodi terapeutici. Sul serio? Questa invece? E niente. Venga, Alan, di qui. Dunque, avrà notato la macchina da scrivere nella sua stanza. La scrittura è parte della terapia.
Non appena se la sente, dovrebbe continuare. Allora, per venire alla residenza Control Lake, i nostri specialisti sono qui per aiutarvi. Tuttavia è necessario osservare alcune regole. Chiedete ai parenti e amici di programmare le visite in anticipo in modo da non interferire con la vostra terapia o con i momenti di creatività. Rispettate la privacy, gli spazi degli altri ospiti, specialmente quando sono impegnati a creare. Siate pazienti. Normalmente i nostri ospiti hanno problemi di creatività a lungo termine che non si possono risolvere in un giorno. Concedetevi tutto il tempo che vi serve. Ricordatevi che vi state sottoponendo volontariamente a un trattamento pensato su misura per voi. L'engagement therapy e il suo metodo complementare The Flow sono più efficaci se vi dedicate attivamente al loro sviluppo. Per qualsiasi problema non esitate a chiedere. Questi... Questi stavano al pub. I reumatismi mi stanno uccidendo. Sta arrivando un temporale. E che temporale? Spero che spazzi via questo posto dalla faccia della terra. E questi due sono i fratelli Anderson, Odin e Thor. Facevano parte di, come dire, un gruppo heavy metal negli anni 70 e 80. Si chiamavano All Gods of Asgard. Si erano addirittura cambiati il nome per completare la loro immagine di divinità vichinghe. Dopo la rottura della band si sono trasferiti in una fattoria qui vicino. Si trovano in uno stadio avanzato di demenza. Ci prendiamo molta cura di loro, con molto affetto e attenzioni. Ormai non c'è nient'altro da fare. Temo che la vita da rockstar li abbia segnati in modo indelebile. Oh, così non va. Scusi se interrompo questa visita, Alan. La corrente fa un po' le bizze. È meglio che vada a controllare. Continueremo fra poco. Nel frattempo, non appena se la sente, ritorni nella sua stanza e cerchi di scrivere. Lo dico per il suo bene. Non è d'accordo? Questa assolutamente non c'è racconta giusta. Testa con un martello. Oh, gli piacerebbe tanto conoscere i nostri segreti, ma non sa niente. Non è abbastanza pazzo. Non pazzo come noi, amico. Sì! La pazzia è indispensabile, amico. Chi altri potrebbe comprendere il mondo quando è così? Ci vuole un folle per comprendere la follia. È la cosa più logica che abbia mai sentito. Zane, lo sei a posto, Tom? Sì, ci piace, vero fratello? Deve venire alla fattoria. La fattoria degli Anderson! Va! Lalla! Abbiamo scritto tutto prima di dimenticarci. Un corso intensivo. Tutto quello che serve per schiarirti le idee. Devi trovare il messaggio. Tieni, figliuolo, questo è per te. Mi ha causato un'allergia, ma l'ho tenuto al sicuro da quei bastardi. La lettera è manoscritto? È un foglio, sembra. Le idee cominciavano a schiarirsi. O, secondo Hartman, stavo sprofondando di nuovo nella fantasia. Ero convinto mi stesse mentendo, su tutto. Pazzi o no, gli Anderson sembravano più attendibili. Tom, hai qualcosa da bere? Sì, no. Mi spiace, abbiamo amici. Una riserva speciale alla fattoria. Produzione familiare, ingredienti locali. È una medicina. Ti schiarisce le idee. Ti fa ricordare tutto, proprio come... raggi di luna nella mente. Allora, gli scritti dell'assistente di Thomas Zane. Sentiva le poesie prendere vita, dare forma alle cose. Mentre sperimentava, riusciva quasi a sentire il potere fuoriuscire dai tasti della macchina da scrivere. Questo lo rendeva euforico, ma lo intimoriva. Non fosse stato per il suo giovane assistente, Emil avrebbe smesso. Ma Emil aveva saputo persuaderlo. Anche lui se la cavava con le parole. Oh, non avevo notato. Allora, torniamo nella nostra stanza, vediamo che succede. Sì, per fortuna non si è arrabbiato troppo. Salve. Le porte erano chiuse, ecco. Ma negli infermieri avevano le chiavi, ma non avevo modo di impossessarmene. Ok, il dottore mi ha chiesto di sorvegliare Wake, ma fammi un fischio se fanno casino. D'accordo, Birch. Ehi, Wake. Perché non fa felice il dottor Hartman e prova a scrivere qualcosa? La macchina è... Sì, lo so. A parte che non doveva entrare... Qualcosa non va. Mi sento strano. Non riesco a pensare. Qualcosa mi annebbia la mente. Riesco solo a scrivere. Tutto il resto è confuso. Sono intrappolato nel cottage, ormai da giorni. Ma fuori è sempre buio. La mia editrice è reale.
L'ho rivista. Non è umana. È una cosa. È una presenza oscura con le sembianze di una vecchia. È coperta di ombre che la avvinghiano. Nel petto ha un furo al posto del cuore. Occhio. Credo di aver commesso un grave errore. Non credo di star salvando Alice. La creatura mi ha mentito. Mi ha usato per scrivere ciò che vuole. E ogni cosa si avvererà. Allora, dicevo, noi avevamo preso l'ascensore, quindi sì, le stanze stanno al piano di sopra. Per quelle scale arriverà allora. La sostanza, Wake. Cazzo è che parla, scusi. Boh, vabbè. Il bagliore del foglio bianco di fronte a me era piccante. Le mie mani iniziarono a tremare senza controllo. Ehi, Wake, lei resti qui. Vado a vedere che succede. Continui a fare quello che stava facendo. Faccia il bravo, ok? Sarà fa cacciare i rocchettari. Avevo ragione di tutto quel caos, ma poteva essere la mia unica opportunità di fuga. Ragione, ha scritto. Barry alla residenza. Hartman continuava a parlare, mostrando il posto a Barry con visibile orgoglio. Ci orinò racconti interminabili sui suoi trofei di caccia. E certo, Barry era colpito, ma era lì per affari. Alzò la voce e troncò il monologo. «Ehi, Hartman, dov'è Al?» Hartman si fermò a metà frase, infastidito dall'interruzione. Fece un cenno al grosso inserviente lì vicino. L'uomo sorrise e posò una mano esperta sulla spalla di Barry. Ecco. Oh, hai paura dei tuoi fratelli pazzi? Vediamo se c'è altro. Difesi adesso, che ne dici? Ma dove stanno lì sotto? Sai cacciare che stanno a fare questi? Sinclair era messo. No, che hanno fatto? Altro che pacca affettuosa, quel vecchio pazzo l'aveva massacrato. C'era dalla parte. Con il martello addirittura. Potevo prendere la chiave dell'ala degli uffici da Sinclair. Dovevo raggiungere l'ufficio di Hartman. Aveva preso tutte le pagine del mio manoscritto. Di certo le teneva lì. Vai. Allora. Le scritte sui nastri indicavano che erano registrazioni di sedute di Hartman con dei pazienti. Questo? Un nastro riportava il nome di Alice. Per un attimo mi mancò il respiro. Aspetta, raccogliamo prima vista. Matt delude Hartman. Non era felice. Mott glielo leggeva in faccia. Abbassò lo sguardo. Aveva combinato un guaio e lo sapeva. La vergogna del fallimento era difficile da sopportare. Non si aspettava che Wake chiedesse più tempo, così per dimostrare chi comandasse aveva intimato 2 giorni. Meno di quanto Wake avesse chiesto, ma questo non rientrava nei piani di Hartman. Ok, vediamo un attimo la registrazione invece. Senta, signora Wake, può parlarmi dei problemi di Alan? Sta perdendo sempre più il controllo. Mi parli, è sempre arrabbiato, sta iniziando a diventare violento, sta... Violento con lei? No, non con me, no. No, mai. Io a volte vorrei quasi che Alan mi picchiasse, così almeno si arriverebbe ad una discussione da cui non potrebbe sottrarsi. Ma niente, lui, Alan non dorme molto e il lavoro, non sta scrivendo nulla. Resta lì seduto per ore e si sente sempre più frustrato e io non riesco a parlargli. Sì, mi dica, signora Wake, cosa gli direbbe se le desse ascolto? Non lo so. Vorrei dirgli, ti guardo ma non sei tu, sei solo un estraneo che ti assomiglia, che osserva da dietro i tuoi occhi, un estraneo che non mi piace, e ora sta andando tutto a monte. Ma non glielo dice mai? No, ci ho provato ma non mi ascolta, è troppo assorto nei suoi problemi, c'è qualcos'altro che lo preoccupa sempre, ho tanta paura di perderlo. E non parliamo quasi più ormai. Non mi dice più niente. Mi tiene al buio. Mi sento così sola qui. Anche quando è a casa. Per favore, ho bisogno di aiuto perché ormai sono allo stremo. Beh, se lei riesce a portarlo qui, farò assolutamente del mio meglio. Sì, ma dottore, occorre fare attenzione con lui. Sarà difficile convincerlo ad ascoltarla e collaborare. È l'uomo più testardo.
bastardo che conosca. Beh, mi assicurerò di tenerlo a mente. Sentire la sua voce, le sue parole, okay, mi diede felicità, nausea e senso di colpa contemporaneamente. Il peggio fu che riconobbi le parole. La sua telefonata era solo un frammento, una registrazione. La foto appesa al muro attirò la mia attenzione. Ritraeva il personale della clinica davanti all'edificio. Conoscevo l'uomo di fianco ad Hartman. Era il rapitore. Hartman si era preso gioco di me. Sì, il tizio che ha fatto una brutta fine. Vediamo, perché secondo me pure lui vuole avere tutte le pagine del sto manoscritto. E quindi... Barry? Oh, oh! Oh, era ora! Grande! Barry, amico, che bello rivederti. Dobbiamo raggiungere l'ufficio di Hartman. È proprio qui a fianco. Tutto bene? Sì, no! Dai, entriamo direttamente, so questo parla e via. Queste sono tutte le pagine che avevo. E anche di più. Alan, la prego. Sta scivolando di nuovo. Stia zitto, un'altra menzogna, le sparo in faccia! Ah, sì, ne è proprio valsa la pena. Sul serio, Wake, andiamo. Cerchiamo di lavorarci insieme. Non hai idea di quello... Hartman, zitto! Barry, esci di qui. Io ti raggiungo fra poco. Trova un'auto. Oh, Al, perché... Vai! Wake, mi ascolti. È un grosso errore. Non capisce? Assieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso con la sua abilità e il mio... Ecco. E niente. Ok, la situazione sta degenerando. La presenza oscura mi avrebbe raggiunto in uno. Dovevo uscire di lì. Però almeno c'è una pistola. Apri la serratura. Muoviti. Dai, 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 che si sta avvicinando. Mi servirebbe una torcia la nazione. Nazione. Mi serviva luce per farmi strada tra gli scaffali posseduti. Eh sì, c'hai ragione. Mi serve una torcia. Aspetta, vado su. Magari c'è qualcosa sopra che mi sfugge. Oh, generatore. Grande. Accendi. Olè, dai, così dovremmo sistemarli. Proprio se veramente riuscissimo a trovarla una torcia, mi sentirei più tranquillo. Occhio. Scusate. Via, via, scappa, scappa. Cazzo, apri qua. Oh, bengala. Via, 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 via. Non so se stata una buona idea uccenderlo qui, eh. Ecco. Ora devo liberarmi sti... Anazzo, l'ho acceso troppo presto. Ah, c'è un altro grande che si rigenerano. Così, eh. L'avevo acceso decisamente in anticipo. Oh, un'altra pagina. La missione di Hartman. Sapeva di non essere un creativo. Non rientrava fra le sue ambizioni e sicuramente non voleva finire come tutti gli artisti con cui aveva lavorato. Ferito in modi difficili da descrivere. O peggio, a lui interessava mantenere il controllo creativo e dirigere, essere un produttore. Tra l'altro, era ciò di cui molte di queste persone avevano bisogno. Naturalmente i soggetti adatti erano molto rari. Ok. Ahia. Via, 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 via. Apri te. No, è chiuso. È chiuso. Oh, sta palla non mi piace. Infatti, guardate come va a finire. Ma se qua. Dai. Sfanna sta porta.
Ok, ma sicuro viene verso di noi. E niente, inciafa. Vabbè, andiamo noi, eh. Occhio. Liscio. Cazzo. Aia. Allora, devo sapere sfondare roba, mi sa. Aspetta. E sfondi sta porta, perché così, eh. E niente, l'abbiamo presa pieno. Vabbè, però siamo riusciti a uscire. Sono qui. Cazzo, Bernie. Oh, sembrava la pagina meno scritto. Eccomi. Ho trovato la macchina, ma il cancello è chiuso. Devi attraversare il labirinto di siepi. Ma come? Da me sto... non ho una torcia. Da me sta torcia. Grande. Da me sta torcia. Oddio, guarda la casa, Al. Attento. Occhio. Via. Il labirinto dei siepi non è molto rassicurante, no, eh? Dai, ok. Oh, cavolo! La casa non mi piace! A chi lo dici, Barry? Allora, vediamo un po' di uscita da sto labirinto dei siepi, che già così non è che mi piace moltissimo, eh? Mancava pure il labirinto dei siepi. Sento qui cattivo di girare qui intorno. Ok. Un sacco di... Oh cazzo! Di un corpo. Pensavo di avere compagnia. Ah! Ecci via. Non credevo proprio di avere compagnia. Don't trust email. Sarebbe una cassa con un po' di roba, più che altro. Oh, pagina manoscritto. Wick vede il palco degli Old Gods. Osservai gli oggetti vichinghi sparsi intorno a un improbabile pezzo centrale. Un palco vero e proprio, dotato di un imponente impianto audio con tanto di decorazioni, drago compreso. Bisognava essere decisamente pazzi per costruire una cosa simile in mezzo a nulla. Tuttavia, quando un'esplosione assordante lacerò l'aria ed esplose la musica, sembrava tutto stranamente naturale. Pazzo e pallida residenza di tizi là. Aspetta. Ehi. Vedo qualcosa sbilucciare. Via. Attenzione, stanno arrivando! Aspetta, che qui la situazione non è facile. E cercate di non perdermi, più che altro. Allora, qui per forza di qua. Oh cazzo, di corsa è arrivato questo. Ok, andiamo da qua. Sci vostra. Cazzo, questo è grosso. Dai, che non voglio sprecare. Volevo sprecarmi il bengala per questo grosso. Allora, dove cazzo è la strada, nazione? Qua. Ok, eccoci. Chi è che parla, dannazione? Attraverso il giardino. Attenzione. Secondo me è proprio il signor Henderson, no? O è il tizio, eh no, è la... È il tizio invece, a guardia del corpo. Che puttana, era pure... Vabbè, usiamo il bengala, va? Dai! Corvi del cavolo. Niente, guardate se devo morire, eh. Ok, morti. Avete rotto un tantinello le scatole voi, eh. Ok.
Basta, andatevene. Allora, fatemi recuperare roba qui. Oh, lancia missili qua. Lancia razzi è buona. Allora, proseguiamo, dai, che la strada... questo? Scira la strada. Fate bengala. Ok, perfetto. Via, 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 via. Presso... velocemente verso il nuovo punto qui sotto la luce, sperando di non aver dimenticato qualcosa. Qui che c'è? Fucile, ottimo. Uno scritto. Matt al comando. Sapeva che Wake era più sveglio di lui, aveva più soldi, una bella moglie, tutto. E Hartman sosteneva che Wake fosse importante, questo lo rendeva migliore di Matt, ma ora comandava lui. Pensava che Wake sarebbe caduto in ginocchio, invece sembrava pronto a combattere. Mott sapeva di averlo infastidito. Se fosse riuscito a rapire sua moglie, il pensiero gli diede i brividi. Ok, chi è sto Mott? Occhio qua che non mi piace questa situazione, eh? C'abbiamo anche i bengala. Eccolo. Isho? Questo sto a finire pure i proiettili da pistola, dannazione. Questi, bengala, ok. Dai, 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 dai. Devo trovare, aia. Ok. Ok. So, siamo subito sprecato. Oh, altra pagina. Barry attaccato da un posseduto. Barry era felice di essere sopravvissuto alla caduta. Era stato separato da Al e arrampicarsi fino in cima non sembrava facile. Si disse che quella notte sarebbe andato tutto bene nell'oscurità della foresta. Doveva solo aspettare che Al trovasse il modo di scendere. Poi Barry sentì dei passi pesanti. Si voltò e vide un movimento. Un'ombra dalle sembianze umane balzò verso di lui dai cespugli brandendo un'ascia. Urlò e alzò la mano. Si scatenò l'inferno. Ecco. Quindi Barry potenzialmente sarà in pericolo da qui a breve. Emil Maytom Dodit. Ok. Dove devo andare? Terzo giardino, è qua ancora. Eccoli. Cazzo, liscio. Via, via, via. Ok, altro punto di ristoro. Allora, devo andare lì. Lì c'è Barry, però vediamo un attimo qua che c'è manoscritto sicuro. Infatti, eccolo qua. Allora, Wake sedato da Hartman. Hartman guardò il volto di Wake distendersi. Era senza dubbio un soggetto ostinato. Sebbene fosse a letto, gli aveva quasi rotto il naso un'altra volta. Ma con un po' di tempo poteva fiaccarlo, guidarlo a suo piacimento. Wake era il soggetto più promettente di sempre. Dopo Tom, a dire il vero. Sogni d'oro, Alan. Sussurrò Hartman con un sorriso. Lasci che mi occupi di lei. Inspirò forte con il naso dolorante e inghiottì sangue, quasi senza sentirne il sapore. E niente. Vediamo se riusciamo ad arrivare là. Senza che nessuno ci rompa le scatole, eh? Eccomi, Barry. Riusciamo ad aprirla sta porta? Andiamo via da qui. Puoi aprire il cancello? Forse. Dai, muoviti. L'ho chiuso quando sono arrivati i cattivi. E la chiave non gira molto bene nella serratura, quindi E niente. Barry, l'ha trovato.
Aspettatevi, muove però. Dai, Barry, qua ci fanno la pelle. Io quanti ne so. Fai fretta, Barry. Ci sto lavorando. Oh, porca trota. Deve essere qui. Un attimo. Oh, cazzo che botta. E niente, ha preso pieno. Vabbè, se è passata la scena, no. Tutte le volte dobbiamo rivederci sta cosa. Non so se mi conviene scende oppure rimane qua. Fai in fretta, Barry. Proviamo a scendere stavolta. Non abbiamo più possibilità. Occhio. Devo tenere sti cavoli dei bengala accesi. Usiamo pure la... la pistoletta qua magari. Ah, ok, così almeno questi si siamo torti subito dalle scatole. Stati due dovrebbe essere più semplice. Ok, vabbè, i cordi, basta che puntiamo la torcia tanto. Ok. Ne sono altri però. Trovata! Okay, 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 okay. No, aspetta, è un rametto. Ma che cazzo? Barry, dai, ma stiamo a giocare qua. Eccola! Ho trovato la chiave. Dai, Barry, dannazione. Cazzo, sono rimasti quelli due grossi. Cazzo. Dobbiamo andare, sali in macchina. Aspetta, sta un attimo pisciato. Aia, c'è uno sputo di vita. Via, 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 via. È male. Scappa. Il cartonato sa portare via. Il cartello, state lasciando Bright Falls, arrivederci a presto. Stiamo andando alla fattoria degli Enders. Sapevo che avresti detto una cosa del genere. Sai una cosa? Sei in debito con me. Quando tutto sarà finito, se ce la faremo, non importa cosa dirà la gente, ho chiuso con l'oscurità. Mi regalerei un lettino abbronzante e io ci vivrò sopra. Ce la siamo vista brutta. Perché altro lì la zona ora è oscurata proprio, cioè è occupata dall'oscurità. Sì, va piano. Sono Barry pazzo, ma va bene così, Barry. Sì, hai ragione, Al. Per me sei proprio andato. Sei di gran lunga il ma più pazzo. Forse è inevitabile quando hai a che fare con follie assurde come questa. Aiuta. È tutto vero, Barry. Alice non hanno mai avuto Alice. È intrappolata nelle tenebre in fondo al lago, ma non è morta. Al, come fai a sapere? Lo so. Guarda avanti, Barry. No, ascolta. Posso portarla indietro. Posso trovarla. C'è qualcosa di speciale in questo posto. Il lago fa qualcosa alle opere d'arte create qui. Le fa diventare reali. Ma c'è un problema. La presenza oscura, qualunque cosa sia, le piega alla propria volontà. È lei l'artefice di tutto questo. Sta usando il mio manoscritto per prendersi tutto. Al, ci credo. È successo a Thomas Zane prima. È successo agli Anderson. Ci credo. Pazzo, no, non stai delirando. Qui succedono cose strane, questo è certo. Sto con te, amico, dalla tua parte. Gli Anderson lo sapevano, ma erano troppo imbottiti di romanzo per spiegarmelo bene. Ma l'hanno scritto. C'è un messaggio nella loro fattoria, Barry. Dobbiamo solo trovarlo. Attento! Bomma! E niente. È chiaro che non ci avrebbe fatto arrivare così facilmente, no? Dannazione, Al, parlami! Che botta. Fortuna la macchina dei Barry. Allora. Avevo perso la pistola nell'incidente. Te pare? Era svanito nel nulla. Barry! Barry! Beh, l'avevamo lasciato lì sul cruscotto, credo. Che bello risentirti! Stavo cercando di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto! Accidente, che salto! Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero! Lascia stare! Tutto bene? Ho preso dei cespugli, ma neanche un graffio!
Che non c'è culo. Modo di scendere, però è come un muro. Qualcosa si muove laggiù. Barry è un po' seduto. Usa un bengala, Barry. Sì! Barry, stai bene? Sotto. Tutto bene, Al, alla grande. Credo che non avesse mai incontrato gente di New York prima. Allora, dai, proviamo di proviamo a cercare Barry. Ma dobbiamo arrivare là. Ti aspetto. Okay. Barry, aspettami e basta, ok? Al, io qui non ci resto, è un suicidio. Vado alla fattoria, in nuova scoperta, a sgombrare la zona. Poi mi raggiungi. Non preoccuparti, ci penso io. Se ci pensa lui. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Ma vediamo come arrivarci. Ma siamo praticamente senza nulla. Qui la situazione si sta a fa incasinata. Vediamo se troviamo qualcosa per tanto per far luce, qualcosa del genere. Aia. Occhio, occhio, occhio. Aspetta, pari. Luce, luce, luce. Ok. Ma se qua almeno che okay, faccio il meno scritto quella dai. Sì, guarda dove sta messa. Allora, Walter alla fattoria degli Quando Anderson. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. L'oblio era vicino. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe. Mentre guidava per salvare la pelle, sapendo che era tutto inutile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada. Ok. Ma tocca ritornare lì. No, si è spenta la luce. Via, 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 via. Riaccendere, non si sa mai. Ancora. Andiamo qua, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ecco. Palle sta carriola. E niente. No, direi che non è la strada giusta. Occhio, occhio. Dai. Occhio. Liscio. Riaccendi, riaccendi, riaccendi. Ok. Via, 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 via. E niente. Dobbiamo solo schivare. Aia, e niente, non so proprio buona a schivare. Occhio. Dai che mi sta lanciando tutto addosso. Dai, veloce. C'è niente, La torcia, un bengala, qualcosa. Il cielo brulicava di ombre. Mi serviva una luce per distruggerle e passare. Detto bene, serviva una luce qua sopra. Una pagina. Ok. Nightingale arresta Wick. L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake, ma aveva una missione da compiere. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Bene. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto. Ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Bene, quindi l'epilogo non sembra proprio il top. Però vediamo come ci arriviamo. Ok, abbiamo acceso una luce e ci servirà. La possiamo girare? Tipo? Sì, quanto pare sì. Ok, la giriamo verso il cancello così. Occhio. Poi abbiamo sta lampadina. Ok. Percepivo dei movimenti tra gli alberi.
Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Trust no one in the dark. Ok, perlomeno c'hai una torcia per quanto possa essere, insomma, utile. Cioè, assolutamente sì, però è giusto per togliere lo strato di oscurità dai tizi, ma non avendoci nulla per sparare è un po' difficoltosa la questione. Vediamo se riusciamo a accendere questo. Dai, aia, ho sbagliato pure, dannazione. Cazzarola. Liscio. Poi riaccende quel cavolo di coso. Via, via, lasciatemi sta. Liscio. E niente. Che cazzo faccio a schivarli questi? Cioè, oltre ad andarmene ovviamente. Vuoi scendere sotto così? Sì, quanto pare sì. E niente, qua ci lasci le penne. Sono troppo stanco. Dai, 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 dai. Dai, che manca veramente uno. Vabbè, che cazzarola. Ero sulle scale. Poi ci mette un casino di tempo per recuperare. Dei movimenti tra gli alberi. Cazzo, è già inizio il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Devo vedere se riesco velocemente ad accendere quel cavolo di generatore. Dove sta? Là. Sì, dai, vai veloce, 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 veloce. Dai, vabbè, ma è impossibile. Ma cazzo fai? Come manca qualcosa che non ho? Dai, dai, dobbiamo arrivare perlomeno qui. Oh, cazzo. Questo esce proprio dall'angolo. Ci va la strada. Ah, liscio. Ai, ok. Recupera un attimo di... defiato. Vai qua, eh? Ah, qua è chiuso. Ok, vai, proseguiamo. Oh, la macchina. Un'auto stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. Speriamo. Dai, 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 dai. O sto faro da stadio. Ah, torcia professionale, grande. Abbiamo l'upgrade della torcia. Ottimo, ottimo così. Siamo pure le pile qua. Perfetto. Ci fosse qualcos'altro non sarebbe male. Nessuno che va in giro con una pistola, tipo, no? No. Poi abbiamo la torcia più potente. Ottimo. Dai, questa macchina. L'auto era diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni. ma noi stiamo molto lontani ancora da quel cottage, eh? Ancora bravi. Ok. Yeah. Sto cercando di mettere ogni pagina nel posto giusto e al momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Ok. Il problema è che non ne sto a trovare tutte, però. L'avevo vista nel mio sogno. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. Era colui che aveva messo le pagine sulla mia strada. Ok, vediamo che dice. La presenza oscura si rafforza. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Ma era obbligata a seguire la storia e legata al luogo da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera. Ok. Oh, sacco di bengala, ottimo. Questo vuol dire che ci stanno un po' di problemi. A parte le trappole qui che... ho un attimo attenzione. Ok. Ma
fatto che rimangono illuminato soltanto se noi ci passiamo almeno una volta sopra con la torcia. Non è che di default sono illuminate, ecco. Oh, luce e niente. Luce, 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 muoviti. Vediamo se riusciamo a fare un tempo, eh. Ok. Oh, grande fucile, cose. Dai, c'è qualcuno un po' di roba aveva lasciato un'arma. Ora avevo la possibilità di raggiungerla. Buono, buono. Ottimo. Anche se questo vuol dire che ci sarà un po' da tribolare. Allora, occhio di nuovo alle trappole qua a terra. Cerchiamo di avvicinarci alla presenza, anche se sta facendo, eccolo lì, sta facendo minacciosa. Ok. Oh, cazzo! Altri in coppia viaggiate voi? E che cos'è? Via, 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 veloci! Cazzo, quanti ne siete però? Fortuna con un colpo ben... ben vicino. Muoiono, insomma, questi. Sì, non è affatto male. Poi gli devi stare molto vicino. Ehi, ancora. Aia, cazzo è. Occhio, che qua c'erano pure le trappole. Dai. Ok. Via, 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 via. So quanti ne siete però, eh? Inizia a essere un po' troppi. Sta lontana la luce, se no ci sarei andato volentieri. Ok. Via, 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 via. Ah, il... cazzo, è il famoso cottage. Mamma mia, dove sa sbucare te. Ok, all'ultimo proprio. Okay. Vedevo l'auto, ma non c'era traccia del conducente. Chissà chi l'aveva portata qui. Qualcuno in casa? Ehi, c'è nessuno? Ma lasciati i proiettili. Barry! No! Danny, non sei... Che cazzo succede? Ma che diavolo? Cosa sono? No, no, no! Che cazzo succede? Aspetta che sto cercando di capire dove diavolo sei, ma sto anche cercando di recuperare tutta la roba. Mi sono messo qua sopra, che cazzo sta? Sfonna ste porte. Oh! Ti conosco. Eri in prigione l'altro giorno. Sono... È vero, tizio. Alla fattoria. Per il liquore, sai. Ti fa vedere cose... loro non ci faranno caso. Sono rinchiusi in manicomio. Ma il mio amico Danny l'ho perso. Qualcosa è andato storto. Non sembra più lui. Ma chi? Come in certi film di terzo ordine, quando il miglior amico del protagonista diventa cattivo. Ma chi ha scritto questa merda? Penso noi. E niente. Vabbè. Perlomeno abbiamo recuperato la pistola. Non c'è niente? No. Ma che cacchio sti flash? Ho pensato a tutte le conseguenze possibili. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore e la ucciderà. E poi ucciderà me e tutti gli abitanti del paese. Non risparmierà nessuno. L'oscurità consumerà tutto. È ciò che ha sempre desiderato. Sarà finalmente libera, inarrestabile.
Ha usato Alice per attirarmi. Me l'ha sventolata davanti per motivarmi. Non voleva affatto liberarla. Ma ora cambierò tutto. Fuggirò. Fuggirò? Mi sono aggiunto alla storia. Ora ne sono il protagonista. È un rischio terribile, ma è l'unico modo per salvare Alice. Sarò legato agli eventi della storia come tutti i personaggi che ne fanno parte. Perché la cosa funzioni, la storia deve comunque sembrare vera. Devono esserci vittime, fughe, suspense. In una storia dell'orrore non si sa mai se l'eroe ce la farà o riuscirà a sopravvivere. È quasi costretto a morire. Per prima cosa, scriverò la mia fuga. Mi serve aiuto. Sarà Zane ad aiutarmi. Farò avverare ogni cosa. Ok. Allora, qui abbiamo visto, possiamo scendere e proseguire. Esamina. Ma cazzo. Ok, questa è grossa, ma se usiamo le armi pesanti anche noi. Ok. Fammi indovinare, Danny, eh? Ok, dammas allora, dai. La porta anteriore era chiusa. Beh, usciamo dalla finestra, dai, uguale. Possiamo usare, ma dai. La che cazzo ci passavo? Mi serviva una macchina per arrivarci in fretta. L'abbiamo trovata, eccola qua, dietro. Se Barry non era lì, probabilmente era nei guai alla fattoria. Aspetta un attimo, esci un attimo. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Dopotutto devo... ero arrivato lì. Vedi? Ma la freccetta. Aspetta, c'era la freccia però. Non c'è una cassa. Però la freccia di solito ci porta alla cassa di rifornimenti. E dannazione. Vediamo un po' se c'è qualche altra indicazione. Sa che fosse dentro, invece no. No, non c'è sta. Sa che me la so persa. Meno che non sta da qualche parte qua giù. A capire, ma così ci sto andando a piedi praticamente. Dove porta sta strada? Lì, al cottage. Avrei potuto andare a piedi, ma in macchina ci avrei messo meno. Infatti sì. È un modo carino per dire che sta a fare una cazzata, insomma. C'era la freccia, ho pensato veramente che magari c'era la cassa con i rifornimenti. Invece non porto da nessuna parte, non lo so. Che serve sta freccia. Allora andiamo in macchina e via, dai. Via, via, guida. Allora, prendiamo sta macchina, andiamo giù. E via. Non ci fermiamo per nessun motivo. Allora, come dice a destra? Andiamo a destra. Seguendo il pallino sulla bussola. Beh sì, la macchina ci sarei. Ci metto decisamente meno. Cazzo. Via, 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 via. Sta sfonda tutto. Oh, io come entro ora? Occhio. Ok, qua c'è pure la strada, così. Buono per noi. Aspetta, non è che c'è la barrata la... Ah sì, mi sa che dobbiamo continuare a piedi. Ovviamente. Eh sì. Occhio, sì. Oh, stava di... Via, 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 via. Che troia. Via. Vabbè, capito che cazzo di sprint ha fatto questo. Via, via. Ok. Scappa. Sta mette proprio i bastoni tra le ruote, eh? Ma come passo qua, scusi? Come? Dove passo? Ah, da qua. Spero, sì. Ok.
Certo, se avessi avuto la macchina sarebbe stata... tutti sti razzi? Ma qua ci facevano i concerti, tizi, in mezzo... In mezzo al campo, proprio. Vabbè, l'aveva detto. Sapevo che i fratelli erano stati delle specie di rockstar, ma non ne ero convinto, finché non vidi il palco. Che figata. Occhio che... Oh, Barry. Che cazzo ha fatto Barry? Sono felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Oh, un'altra torcia mega enorme. Occhio che ne arrivano veramente tanti. Dobbiamo scacciarli. Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio da qui. E fallo. Scusami, che fai? Hai visto quanta roba e munizioni ci sono in questo posto? Ben fornito. Resisti, ci mostra del palco. Che cazzo. L'ho rincoglienito. Sono felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Sta zitto e spara. Sì, dai, cambiami sta cosa velocemente, però. Al, dobbiamo scacciarli. Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio da qui. Non sarebbe male idea. Dai. Hai visto quanta roba e munizioni ci sono in questo posto? È ben fornito. Resisti, cerco di accendere le luci del palco. Su, dai. Vostra iscio vai tada, ma vedi però sta aia vostra taglie dell'anteguerra. Resisti, Al, le farò funzionare di nuovo, ok? Occhio, aia. Aspetta che meglio mi bengala. Ok. Servono un po' di batterie. Mi potevo perciò il fucile a pompa. Vai, vai, via il fucile a pompa. Dai, muovite. Questo mi sta ammazzando di nuovo. È sfiga. Sono felice. Il problema è quando devi fare sti cambi, ci mette un casino di tempo. Sta zitto e spara. Quando ti dice tieni premuto il tasto per cambiare, sto lì fermo col tasto premuto e lui non cambia un bel niente. Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio. Ci mette veramente un casotto di tempo. Scusa Matteo, ma noi se lanciassimo sta cosa lì sotto, tipo? Ben fornito. Cerco di accendere le luci del palco. Dai. Ok. No. Sì, ci siamo. Sbeo da sto attenzione. Barry Wheeler alla riscossa. Ancora. Accidenti. Vabbè, praticamente devo tenere perennemente un bengala attivo. Così quelli che si avvicinano di spalle riesco a tenerli un po' lontani. Dai! Teniamo il fucile a pompa che sicuramente fa più danno. Dai che sta arrivando, Barry! Oh, questo grosso. Niente. Questa. Sì, Al, resta nella luce. Andy. Checkpoint finalmente. No, no, no. Perché mi stai facendo questo? È perché sennò sarebbe troppo facile. Occhio. Okay.
Guarda quelli là sopra che lanciano la roba. Sta tranquillo, Barry. Passare all'altro mondo. Se te muovi, ce la faremo. Oh, questo potrebbe essere il momento più grandioso di tutta la nostra vita. Stanno cercando di ucciderci. È il massimo della mia vita, davvero? Children of the Overgod! Prova per fuggire, Meglio, Usiamo le maniere pesanti. Azione. Cipastra. Di nuovo in azione, sì! Aspetta. Ecco la granata. Sono stato okay. Io. Cazzo. È poco. Cazzo, sto grosso. Non c'è più niente, dannazione. Finito tutto. Liscio. Dovrebbe qualcosina. Oh, gliel'abbiamo fatto. Gliel'abbiamo fatto. E che ala. Ok. Ci ha liberato la strada, direi. Che spettacolo! Per il naso che sta bruttissima, Ma qui che c'è? Se fucile normale, teniamo se questo qui da fucile a pompa, diciamo. Per lo meno c'è una mega torcia proprio adesso. Dai. Ah, ma sta cosa c'era. C'è, ma non dovrebbe esserci praticamente. Ok, ottimo. Devo passare attraverso. Dai, su. Vai alla casa degli Anderson. Che è là sopra? Vedi? Non c'è problema. Il tuo cartonato è come nuovo, proprio dove l'ho lasciato. Una volta sistemato qui, tornerò a prenderlo. Sì, in effetti era la mia più grande preoccupazione. Dobbiamo togliere di mezzo questo affare. Sì. Ho fatto il possibile. Ma se qualcosa dobbiamo accenderlo. C'è la scala. Scala. Ok, Bersardino. E qua. Ehi, penso che Alan Wake qui abbia qualcosa da dire, vero Al? Ma che cazzo? Sono Alan Wake, ho sempre ragione se giusto. Perché hai fatto tutta questa cosa? Io tengo il broccio per tutto il giorno. Sono sempre di cattivo umore. Una cosa che mi rende molto attraente e misterioso. In questo momento sono qui. Barry, dannazione, sto cercando di risolvere la situazione. Questo cazzeggia, dai. È scontato che lo farà. Ho capito dove vuoi arrivare. Non è stato male. Vuoi che faccia l'imitazione di Barry Wheeler? No? Immaginavo. Allora, sta cosa l'hai ammazzato? Riusciamo a passarci mezzo? Sì. Wow, okay. Guarda quella roba. Oh. Spingevano forte con questa merda di la nave vichinga. Allora, apriamo un guarda po' tutte queste munizioni che niente male quei tipi. Vabbè, questo è Night Spring. Vediamo se c'è altro in giro, Ti ricordi quando ti ho trovato quel lavoro? Il tuo primo vero lavoro da scrittore. Siamo stanno a parlare un po' troppa gente, un casino. Allora, cerca di attraversare il fienile. Penso che dobbiamo utilizzare quella barca in qualche modo. Tanto andiamo sopra. Ci uniremo al signor Jones nell'esplorazione di un paesaggio. Ok. Oh, un'altra pagina. Davanti a una situazione decisamente terrena. Sta doccia fa troppa luce adesso, nazione. Allora, i fratelli Anderson negli anni 70. È il 1976. Regna la pazzia nella fattoria degli Anderson. Contro ogni logica, l'ingrediente più potente del loro whisky di contrabbando è acqua non filtrata di Cauldron Lake. Madonna. Gli Anderson si sentono delle divinità. Odin ride in continuazione. Considera l'ipotesi di cavarsi un occhio. Thor corre nei campi con il martello. Poi l'ha fatto per davvero. Strillando e inseguendo fulmini. Le loro canzoni sono intense. Qualcosa di antico si sta rivoltando negli abissi.
sta tornando. Con l'occhio si ha cavato per davvero. Il macello vichingo era imponente, quasi un ariete da battaglia. Ok. Quindi in qualche modo mi dovrebbe tornare utile. Ah, eccolo. Però come faccio a spingerlo? Ah, va da solo. Ottimo. Occhio, Barry. Ottimo così. Occhio che non siamo soli. Contempletta la furia celeste. Non so cosa sia. Sì, alle date penso del tour. Ora sta a parlare. Ah, TV. Tua. Via, 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 via. Cazzo. Show. Chiama il fucile che perlomeno qua. One shot, one kill con questi piccoletti. Ok. Andiamo giù, andiamo giù. Barry. Lo cazzo sei? Occhio. Forse possiamo passare di qui, Al! Aspetta che ci so. Questi che corrono sono una rottura di scatole incredibile. Ci vostra. Allora. Aspetta che qua c'è... questo qua che sicuramente è qualche obiettivo, qualcosa. E Barry, io mica capito dove cacchio sei. Cazzo! Madonna, ma sono proprio girato verso di lui. Ho proprio scelto il lato sbagliato. Chi ne siete? Occhio, il problema è che si di bengala. Fino a poi tutto. Aspetta. Tanto qua moro facile. Di nuovo. Però mi devo... scusa, se li porto qua vicino, magari... Piscio. Ok, aia. Ha fatta a morire. Ok. Sta tenta sta macchina però. Vabbè, questa devo solo illuminarla, penso. Ok. Vai, 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 vai. Beh, è già andato praticamente. Lascialo solo così. Yeah. Come ci sei arrivato qua con il teletrasporto? Ah, distilleria. Wow, quei vecchietti la sapevano lunga. Dai una cosa, Al, e ne usciamo vivi. Ho intenzione di iniziare a rappresentarli. Già, vendere questa roba online. Qualcosa bloccava la porta show, dalla terra. Lanciare un nuovo singolo. Dovevo trovare un'altra strada. In bocca al lupo, amico. Ehi, okay. Tu trova il modo di uscire da qui. Io do un'occhiata a questa roba. Mamma mia, la potenza. Quindi dobbiamo fare il giro, libera la strada. Che così Barry poi può uscire. Allora, munizioni del fucile che fanno sempre comodo. Però proseguiamo sopra. Ci tua. Cazzo. E spara, dannazione. Quelle scale si sono andate incastrate, dannazione. Tutto bene, tieni gli occhi aperti, ok? Stavo meglio prima, in verità. Una botta ci ha dato. E dove andiamo qua? Apre bene la porta del silo. Ah, si sale ancora. Anche che c'è qualcuno. Sante chiacchierà, ma non lo vedo. Ok.
Ok, raccogli le pile. Questa è una radio? Come sapranno i nostri fan, di solito lavoro di notte. Ah, beh, sempre il tizio che parla la radio. Gli agenti Mulligan e Thornton. Vai, vai, vai. Un po' del loro prezioso tempo per farci compagnia qui in studio. Allora, questa è da accendere, sicuro? Ok, così possiamo utilizzare il montacarichi, scendere e credo liberare la porta. Riuscivo a intravedere l'edificio che doveva essere la casa degli Anderson dall'altro lato del campo. Non era lontana. Non avevo paura di fidarmi delle parole di due vecchi esauriti. Avevano l'antidoto. Ok. Stavamo a fa scorpacciata qua, mi sa che arriverà un altro bel fight. Allora, usciamo da qui e apriamo la porta per lui. Ecco. Eh sì, l'allero. Stiamo scherzando. A me di trebbia qua. Ma porca puttana. C'è manco. Vabbè, se c'è solo lei. Ecco, mi pareva. Era un po' troppo facile. Stavo dicendo, se c'era solo lei, non è difficile evitarla. Il problema è che ovviamente si è portata pure amichetti appresso. Ci va ancora. Sono diventati tutto starelli. Sì, però occhio che. Infatti. Non vedo più. Dove sta. Ami di trebbia. Dai che non dovrebbe mancargli molto a morire. Vieni qua però. Se ti allontani non ti acchiappo. Ok. E niente. Ecco, madonna. Ridannazione, su. Ok. Ok, qua non c'è niente. Andiamo su. Ma che razza di strada devo fare per arrivare là? Ecco. Qua penso che sia la cosa che possiamo aiutare Bernie. No, questa è una porta. Ok. Ah, ma addirittura la chiave se siamo dovuti andare via. Ah, ok. Allora, dov'è il silo ora? Di qua. Eccomi, Barry. Ah, la corcata no, ci avevano chiuso, sì, capirei. Dai, vieni, Barry. Okay, andiamo. Andiamo, andiamo. Niente, qua è chiuso. Dove si passa? Mi sa che dovremmo aprirla insieme questa porta. Ma devo far giro come ho fatto prima. Ma che cazzo, non la so passato prima. Mi sono buttato da qua. Ah, devo aspettare Barry. Ok, ok. Scusa Barry, non pensavo mi dessi una mano ad aprire sto cancello. Ok, dai. Ehi, quella deve essere la fattoria. Siamo quasi arrivati. Questa fattoria è un posto da sfidati. Dovremmo sentirci a casa allora. Dai. Che dobbiamo sfondare pure questo. Ah, mi sembra. Ok, ma si mette a destra. Che trota, prima stava a sinistra, poi si è dovuto spostare a destra. Sta moto sì che non mi piace piantata lì così. Non mi piace. È aperta almeno? Le sì, grande. Aspette, controlliamo la cassetta dei fusibili. Vediamo se un po' di razzi, un po' di cose. Allora, trova cassette fusibili sopra, direi. Occhio, Barry, sta attento, eh. Questo posto sembra abitato. Pensavo che gli Anderson fossero lì chiusi. Niente. Oh, pagina meno scritta. Allora, il mistero della settimana perduta. Le grida di Alice risuonarono di nuovo nel silenzio della notte. Mi vidi mentre correvo verso il cottage con la torcia in mano. Seguì il mio io passato. Ero un osservatore di me stesso. Un viaggiatore nel tempo, in un sogno folle e ubriaco. Era l'inizio, la notte in cui Alice scomparve.
Il mistero di ciò che successe durante la settimana di vuoto stava per svelarsi. Ok, speriamo. Sì, ma non credo che riescano a tenerli a bada la clinica. Scappano spesso e vengono qui a sprofondarsi. Cazzo, ce l'hanno una casa di fusibili da nazione. Non lo so, eh. La senti, la musica? Sì, la sento. Dobbiamo scoprire da dove viene. E questo è il messaggio di cui parlavano gli Henderson. È per questo che siamo qui. La signora delle luci? Deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Cynthia Weaver. Esatto, deve essere lei. Ok. Speriamo che non blocchi YouTube sta cosa. Ok. Dobbiamo trovare Cynthia Weaver. Passeremo qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. E rilassarci significa sbronza. E dai, Barry, questo... Perché no? E niente. Mi sembra proprio il posto e il momento più che altro. Magari era il caso di rimanere lucidi. Mi piace, seriamente, perché io e lei non andiamo d'accordo, ma la troveremo, ok? E anche se sei un bastardo svitato, starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre, Al. Sei come un fratello. Sono uno scrittore, dannazione. Giusto. Se solo volessi, potrei scrivere 10 libri all'anno. E sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Ma che cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. La formula, dimenticati e sarò un miliardario dell'alcol. Mi manca tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so, lo so. Andrà tutto bene. Ne verremo a capo. Si è abbioccato per terra, Perry. E niente. Che ho? Ok, mi posso muovere? Eh sì. Ah no, aspetta. Alan! Alan! Dove sei? Aiutami! Ok, Alice, sto arrivando. E noi vediamo quello che era successo. Arrivo. Era un folle sogno ubriaco, ma al tempo stesso era molto di più. Era la verità. Esatto, così possiamo vedere cosa è successo a Alice mentre noi tentavamo di riaccendere di me stesso. Era la luce. Io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls la notte in cui scomparve. Da passare. Per scoprire cosa fosse successo. Alice! Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse al buio. Alice non avrebbe mai spento le luci. Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Ok. Poi, la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. Al di là di questo ricordo non c'era nulla. Per scoprire cosa fosse accaduto quella notte, avrei dovuto seguire le orme del mio io passato. Non riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. E questa è quella che è successo dopo. Quindi siamo emersi. Alice! Jagger aveva Alice. Alice. Quindi aveva me. Alice! No! Ero stato una preda facile. Guarda il... la vecchia lì. Sbaglio o c'è qualcuno alla finestra? Chi c'è sta? Alice! Forse non è affatto annegata. Forse è là dentro.
Alice! Sì. La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Eh sì, eccola, guarda sta stronza. Il modo per rinchiuderci è... qui da qualche parte. Forse di sopra, nello studio. Una volta che siamo entrati dentro, ci ha chiuso. Puoi chiederle scusa. Alice! Vi farete una risata e vi lascerete tutto alle spalle. Non è qui. Sei stato sciocco a pensarlo. No, è morta, annegata. No, no, no! Tua moglie è morta per colpa tua. Sei tu il colpevole. Voleva solamente aiutarti a scrivere. Ma tu l'hai uccisa. No! Oh, calmati, c'è ancora speranza. Cauldron Lake è un posto speciale. Ti dà il potere di cambiare le cose. Voleva che tu scrivessi. Ti dirò cosa devi fare. Puoi scrivere del suo ritorno. La storia diventerà realtà e tutto tornerà a posto. Lei aveva Alice e il manoscritto era il riscatto. Eccola, ci ha preso. Sì. Scriverò. Riuscirò. La porterò indietro. Cisua. No, l'ho scritto io. Ora ricordavo tutto. Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto di un romanzo intitolato di Barger. La Jagger era il mio revisore, mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Alice. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente, una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima di finire. Per interrompere il racconto prima della sua fine, in cui l'oscurità divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano, ma lo avevo inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Lei non è qui ora. Io sono qui perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Devi fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Ha rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra così vecchia. Ah, ok. Quindi poi abbiamo preso la macchina e siamo scappati. Mi svegliai, confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore. Non potevo fare altro che scappare. E niente. La settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. E niente, come sono andati di sotto. L'ho scritto io. È colpa mia. Esatto, James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. E niente. Ok, allora, fine del capitolo 4, quindi abbiamo avuto insomma un chiarimento su quello che effettivamente è successo in quella settimana appunto di blocco che avevamo e il come, scusate, e il come siamo arrivati a fare l'incidente. Da lì in poi è partita tutta, diciamo, la nostra storia, quindi la situazione appunto è un po' più chiara.
come sono andate le cose. Vedremo, perché come avevamo già letto dal manoscritto, ora verremo imprigionati e quindi vediamo un po' come si evolverà la situazione. Io direi che ci possiamo anche fermare qui, visto che siamo andati sicuramente molto molto lunghi. Io vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, se vi fa piacere lasciatemi un mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, in descrizione poi trovate i link a tutti i miei social, in alto a destra lì che vi riporta tutta la playlist del titolo se avete saltato qualche appuntamento. Io di nuovo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!